YouTube, ciao! Oggi facciamo un video tag, sì, non ne faccio mai, però questo mi è piaciuto tantissimo. È il tag Ride or Die, inventato, creato dalla Jaclyn Hill, se non erro, che è una ragazza famosissima americana su YouTube. E ovviamente però io farò la versione organica, la versione eco-bio naturale. Si tratta di... mi viene da ridere perché sarà una roba difficilissima, ma si tratta di scegliere un solo prodotto per categoria, parliamo di make-up, un solo prodotto, il preferito, quale sarebbe quell'unico prodotto scelto in base ovviamente a tutte le sue proprietà e caratteristiche. Ora partiamo malissimo perché ci sono un paio di categorie dove io non, insomma, mi viene proprio difficile, non ci riesco a scegliere. E partiamo subito perché speriamo che non venga lungo, sono terrorizzata. Allora, base make-up, assolutamente lei. La base de maquillage idratante e illuminatrice, insomma, è quella di Color Caramel, la base. Praticamente è come se fosse una crema, però molto indicata per pelli normali, miste secche. Infatti io ho una pelle mista secca e questa qui mi trovo benissimo. Infatti può essere utilizzata, lo dice sia il catalogo dell'azienda, lo dice che può essere utilizzata ottima come crema idratante giornaliera. Però per una pelle che comunque tende al secco, non metterci niente o mettere soltanto la crema a giorno, a volte può non essere abbastanza, dipende dal grado di secchezza, perché se no si ciuccia tutto il fondo il prodotto e scompare. A me è capitato quando avevo una secchezza a livelli alti e superiori, e con questa mi sono trovata molto 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 bene. Poi primer, che lo dica fa, il primer per il viso, l'ho provato anche sugli occhi, l'azienda non lo indica per gli occhi, sicché ognuno è libero di fare come vuole. Questa è l'Avant-Première Base Lissant Velour Matifiant. Ovviamente sì, ha un effetto mattificante perché l'abbiamo provato e riprovato su un sacco di persone, oramai abbiamo fatto tipo metà sì, metà no, proprio si vede l'effetto matte. A me piace, nonostante ho una pelle mista secca, ripeto, mi piace per la zona T, perché nella zona T anche io, insomma, ho un eccesso di sebo. Sicché per la zona T basta veramente poco perché ha una consistenza cremosa gel quasi, quasi un gel ceroso per essere più precisi, che comunque basta poco, si stende in una maniera meravigliosa. Ora c'è una mosca, come faccio a fare questo video? Perché la devo uccidere, bene. Andiamo avanti, eccola qui. Bene, perfetto. Andando avanti, parliamo di fondo. Qui non so come fare perché veramente io ho difficoltà a sceglierne tra tre prodotti, non solo due, tre. Sono tutti di color caramel. Ahimè. Color Caramel, oramai lo sapete, ve ne ho parlato tantissimo, continuo a parlarne tanto, vi stancherò, spero di no, però è veramente un ottimo brand, non per niente loro oramai truccano a livello professionale da anni, 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 sia in Italia che all'estero, in Francia, in Europa, eccetera. E in Italia truccano oramai Mediaset, programmi televisivi, tante attrici, VIP, eccetera. Infatti avevo postato qualcosa di foto dove la truccatrice ufficiale del brand, la Frederic Alcaraz, truccava in Francia la Paris Hilton, Eva Mendes, Salma Hayek, insomma sono proprio alti livelli, ecco. È un make-up pro, sicché poi la loro esperienza di oramai più di 2 decenni la dice lunga su tutta la gamma, perché oramai ce n'è di esperienza alle spalle. E io l'ho notato sulla mia pelle quando mi è arrivato in negozio, oramai un anno che le sto provando giornalmente. Li conoscevo da prima, qualcosa avevo già ordinato online, ma averli tutti e messi tutti per categoria, provati uno dopo l'altro, si riescono a vedere le differenze, la qualità che è veramente assoluta del prodotto e poi vedere anche i risultati nel tempo, perché comunque il bello del make-up naturale è che non solo
colora, non solo colore, e anche trattamento per, grazie agli ingredienti, i principi attivi al suo interno, al suo contenuto. E questi perché 13? Perché Michela non riesce a scegliere tra i tre fondi? Perché la mia pelle è un po' pazzarella, perché la mia pelle sta reagendo a volte a una problematica mia, che sapete, ho fatto delle terapie, c'è cioè un effetto collaterale che un po' coinvolge la pelle, che dà una secchezza pazzesca, ma a periodi non sempre. Sicché questi tre non riesco a scegliere di continuo, dipende dalla giornata che ho, da come si sente, come reagisce la mia pelle. Sicché oggi c'ho lui, l'Hydra Cotton. L'Hydra Cotton ha una copertura medio-alta, è quello che comunque, essendo liquido, mi si stende meglio tra tutti, perché se io, quando ho avuto la pelle arida, che non potevo metterci niente, questo era uno di quelli che mi piaceva un sacco, perché comunque mi dava anche idratazione. Poi lei, la BB Cream, che è arrivata tra le ultime, che non ho avuto dall'inizio, con l'arrivo dell'estate ho avuto richieste, l'ho portata, mi sono trovata benissimo. Poi c'è l'acido ialuronico, anche essa poi si è utilizzata anche come crema da giorno. Se non vi serve una crema da giorno da applicare in più, cioè vi serve ulteriore idratazione, applicate anche la crema. Se non vi serve, può bastare lei, perché ha acido ialuronico, anche altri principi attivi tra oli e buri. Invece lui, il mio, questo è il mio, questi due sono tester, però io ce l'ho a casa la BB Cream, e di questo qui c'è il tester vecchio a casa che l'avevo preso per me. E questo è il mio, e il compatto, il coloring stick. Questo, quando la mia pelle è normale, è una meraviglia, perché dà un effetto proprio porcellana alla pelle. E oramai di tutte e tre, ma credo soprattutto di lui, forse qualcosa anche dell'avant-première, è piena la rete di recensioni, potete vedere tantissime positive. Andiamo di qua e andiamo avanti. Andiamo avanti con questo abbiamo fatto, questo abbiamo fatto, questo abbiamo fatto. Andiamo avanti con il correttore. Anche qui, che lo vado a fare questo tag, perché ce ne ho sempre più di un prodotto, ma io vi spiego il perché. Due, perché due, loro sono i migliori in assoluto, Wake Up e Color Caramel. Color Caramel, oramai anche lui è pieno di recensioni positivissime in rete. Ci sono varie colorazioni, sono sei, tra cui uno di loro è quello verde per le imperfezioni rosse, per neutralizzare. E poi c'è lui, il 08, che è quello che ha la base aranciata, che è quello che copre praticamente le occhiaie viola-bluastre. Dipende dall'occhiaia, dal colore, dalla tonalità dell'occhiaia che c'è sotto. Invece quest'altro è di Vegap, ne fa due colori. Questo è il 01, che io riesco a mettere sia sulle occhiaie sia sul viso. Sicché in base al mio bisogno, se ho un'occhiaia forte, uso lui, però grazie a Dio non ho occhiaie fortissime, solo se non dormo, magari c'ho una notte dove hanno fatto il concerto russo a casa e non mi hanno fatto dormire, però per il resto io non soffro di occhiaie pronunciate, ecco, o insomma scure, intense di violaceo, quei colori là, per mettere l'aranciato. Lo uso rarissimo, però mi piace tanto, perché a volte ho notato che anche se vado di fretta e non metto un contorno occhi, lui è talmente è burroso, cremoso, sicché mi fa anche da idratazione sulla zona contorno occhi. Invece lui è un passepartout, lo utilizzo spessissimo, lo vedete se vedete le foto dei trucchi che mi faccio, che posto sui social. C'è spesso, quasi sempre lui, perché appunto un colore sia per il contorno occhi sia per il viso, che è veramente fighissimo. Sembra più scuro di me, se vedete, però si sfuma veramente una meraviglia e si adatta alla tonalità chiara. Infatti sono solo due colori, però hanno una capacità particolare di adattarsi su una, due tonalità e mezzo. Non so come fanno, me lo chiedete, perché non lo so, però è veramente ottimo. E poi di pigmentazione, se proprio dobbiamo fare la comparazione, lui ha una pigmentazione più alta e un pochettino più secco, sicché fissa e dura di più, però ha anche una pigmentazione superiore, un pochino più alta di lui. È chiaro che per l'usanza e per la sua capacità, se dovessi scegliere uno, ne sceglierei il Wake Up. Andiamo avanti. Cipria, 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 ce ne ho due. Non ce la posso fare. Ce ne ho due, perché ve lo spiego. Una è l'Illuminissimo, sono tutte e due libere,
perché i libri mi piacciono un sacco, oramai è tanto tempo che non uso la cipria compatta, perché trovo che sul mio tipo di pelle del viso, che appunto tendente un pochettino al secco, rimane un po' troppo all'esterno, cioè rimane quelle compatte, avendo anche pigmentazione, colore, mi invecchiano, mi fanno un effetto troppo farinoso. Sicché uso spessissimo queste libere, non sono assai comodissime, perché se apri in borsa, se te le vuoi fare toccare il trucco se sei in giro, è una roba non facile, però la metto la mattina, me ne scordo, non la metto più. Questa è l'illuminismo, quella di neve, appunto, perché illumina la pelle secca, ha bisogno di un pochino di luce perché è assai spenta. Invece quest'altra è l'effetto seta, è quella che mi minimizza i pori in una maniera pazzesca. Questa non la posso mettere sul contorno occhi perché appunto mi illumina tutte le rughette, non va bene. Invece questa sì, se vedete anche lì nei miei trucchi che posto sui social, è lei che uso di più perché per tutta la zona, per tutta la pelle del viso, su tutto il viso, è lei che uso di più. Andiamo avanti, ce la possiamo fare, aiuto. Allora, blush, sì, blush 2, no, ma che l'ho fatta fare? Potevo fare, insomma, preferiti per categoria, altro che tag, va bene, io ve lo spiego il perché. Anche qui sono due formule diverse, parliamo di un stick in crema e uno in compatto, in polvere. Come si fa? Sono due cose diverse, come si fa a scegliere uno solo? Il primo è quello che oggi, non so se notate, se si vede qualcosa, è il Tenderly di Ilia Beauty. Ilia Beauty è un marchio che io adoro, lo sapete, è un marchio americano che spero tantissimo un giorno di portare perché mi piace. C'ha un sacco di prodotti buoni, c'ha qualcosa, sono due o tre prodotti di base, per la base che c'hanno silicone, quelli non si portano, però per il resto il brand è certificato, organico, USDA. E questo è un lip and cheek, se non erro, sicché è multiuso, fantastico, sia labbra che guance. Invece quest'altro è il 57 di color caramel, lo adoro. Lo adoro perché lo metto sia come blush, sia nella piega dell'occhio quando faccio i trucchi chiari, come oggi lo potevo mettere, andavo di fretta, non l'ho messo, ma lo uso spessissimo anche per quel fatto lì della piega dell'occhio. Andiamo avanti, veloci, ce la possiamo fare, illuminante. Come illuminante, a parte la cipria illuminismo, che è un leggero glow all over, mi piace tanto il Dewy, che è una cipria, nasce come cipria di Neve Cosmetics, però io essendo molto molto chiara, se mettessi qualcosa, c'è l'illuminante, quello nuovo della collezione Mutation, mi piace, però non mi è mai piaciuto a me il trucco troppo appariscente, che mi fa quella scia lì violacea, non mi fa impazzire. Il prodotto è fantastico, lo userei più sugli occhi come punti luce o qui sotto l'arcata o qui interno, però qui non... per il colore non mi fa impazzire. Sto prendendo la voce. Invece lui mi piace un sacco perché è leggero, si vede, non si vede, dipende come cade la luce, mi piace moltissimo. Poi, come bronzer, ma un po' anche illuminante, io c'ho la terra cotta, anche lei l'ho strausata, la vedete spessissimo nei miei trucchi quando vi metto la descrizione su Instagram, che poi va anche sulla pagina del negozio, la terra cotta di In Sunset di Vegap, che è quella, sono due, quell'altra è più matte, la numero 2, invece la 01, la Sunset, ripeto, è quella più shimmer. Io essendo molto chiara, appunto, posso utilizzare lei, perché se vado su una tonalità più scura risulto arancio. Nel caso non mi piace, questa anche sugli occhi, l'ho usata anche come ombretto, mi piace tantissimo. Andiamo avanti, terra, appunto, io non ne uso contouring neanche, insomma, terra, cioè nasce come terra, però per me è più un bronzer illuminante. Ok, andiamo avanti. Mascara, io l'avrò detto 500 miliardi di volte, sto guardando nello specchio, sto guardando anche qua, è lui il 061, oramai questo è il mio acne control, sta morendo perché oramai lo devo cambiare, e il appunto 061 di color caramel, scovolino così, perfetto, né troppo grande né troppo piccolo, poi per me, lo ripeto, ma è la verità, se lo merita, perché il contenuto per me diventa, grazie al suo contenuto, per me diventa un mascara trattamento perché c'ha il succo di aloe vera, mi ricordo l'acqua di rose, insomma ci sono anche degli ingredienti importanti, non solo colore per un mascara nero che colora, è un qualcosa di più. Poi
teniamolo a mente. Poi eyeliner non lo avevo tra i preferiti finché è arrivato lui. L'eyeliner in crema di color carame, fantastico. Con questo si può sfumare, si possono fare degli smokey eye bellissimi, però a me piace tantissimo messo con questo tipo di pennello qua o all'esterno, ma soprattutto all'interno, perché qui proprio nella rima interna superiore, perché infoltisce questa riga qua e fa sembrare l'occhio molto più delineato, cioè viene proprio uno sguardo felino, bellissimo, mi piace un sacco questo effetto e non si trasferisce nella parte interiore, cioè forse a fine giornata, ma veramente dura tantissimo e questo mi piace un sacco. Poi matita nera, assolutamente quella di color caramel, questa è mia, oramai la sto consumando. Perché? Perché a differenza di quella di neve è molto più, molto, pochino più rigida, sicché dura molto di più. E anche lei se la mette all'interno sopra, qui non si trasferisce subito sotto come fa quella di neve. Quella di neve è ottima per sfumarla, questa si sfuma un pochino meno, però dura assai, veramente, veramente ottima. Andiamo avanti. Ombretto, se dovessi scegliere un solo ombretto, ho scelto lui. E uno, si vede che c'è il buco, si vede che lo sto usando da tanto. È il test del negozio, il 104, che è un oro di color caramel. È un oro brillantinoso, veramente, però non è pesante. Vedete, è un oro illuminante, perché a me piacciono i colori che illuminano, che mi aprono lo sguardo. Non mi piace, soprattutto per il giorno. Invece, come palette, vabbè, non ci sarà nessun tipo di sorpresa, parliamo di lei, la Eye Essential numero 1, perché ora sta uscendo la 2, aiuto, la voglio, e qui c'ho oggi questo qui che lo sto utilizzando tantissimo, che è un altro colore di quelli lì chiari, illuminanti, come il 104, però questo c'è solo nella palette, non c'è come singolo. Comunque la vedete, l'ho fatta vedere tante altre volte, con questa palette ci fai tutto. Ci fai tutto perché c'hai un sacco di colori, c'hai le colori di transizione, questi qui, c'hai i chiari, ci sono i matte scuri, i marroni, grigio scuro quasi nero, poi ci sono anche un sacco di shimmer. Cioè veramente fatta bene. Ora arriva quella lì, appunto, autunnale invernale che c'ha un sacco di colori tra il blu, il borgogna, i marroni scuri, insomma, colori più adatti per la stagione, però questa qui come palette vuota, ve l'ho già fatta vedere nel video che non l'ho tirata fuori, e mi piacevano anche quelli di Nabla, infatti ne ho tanti, ma da quando è uscita lei io la amo, perché praticamente guardate che bellezza, questo è il pack e un altro contenitore esterno che ho voluto mettere, guardate che bella, guardate che bella, guardate che bella. Poi qui dentro c'è anche lo specchio, quando mai lo mettono, è comodissimo, qui c'è la pellicola, si vede un po' strano, però veramente è fantastico, c'è la qualità, prendo la voce, la qualità del materiale, tutti i dettagli, l'attenzione a tutte le angolature, è fantastico, mi piace un sacco. E come palette vuota lei, perché appunto c'è lo specchietto, io me la porto, metto tutto e c'è lo specchietto e cialde all'interno protette e tenute bene. Andiamo avanti. Sopracciglia. Sì, mi piace il kit di... Dov'è? Il kit di color caramel è ottimo, anche le loro matite durano un sacco, ma se devo scegliere un prodotto solo è sempre lui, quello di Laveral, il gel, che ce l'ho anche oggi e lo uso praticamente tutti i giorni, con lo scovolino così e un marroncino grigiastro così. Si chiama Hazel Blonde, non so perché, prima blu. C'è anche col trasparente, c'è anche quello, ma se devo scegliere lui. Fantastico, sarà la terza confezione, quarta, ho perso il conto. Rossetto. Mi piacciono anche quelli di Vegap, non sono male, i rossetti liquidi, perché comunque con la formula che hanno danno un sacco di idratazione. Io ho come la pelle anche le labbra un pochino secche. E mi piacciono molto, però se devo scegliere sono guai, perché ce ne ho due. Oggi ho lui applicato il 243 di color caramel, che è così. Sembra scurissimo, però non lo è. Cioè fa parte della categoria dei sheer. Guardate, è un borgogna scuro, però sheer, sì che è quasi trasparente. Invece quest'altro è una cosa simile, che il Arabian Nights di Ilia. Me l'ho già fatto vedere anche lui tante altre volte,
Lui invece c'è più rosso dentro, ma è molto simile anche come texture, perché questo non è un rossetto, scusate, questo fa parte della categoria dei burri cacao colorati. Aiuto, che pigmentazione, eh sì. Poi i gloss, anche qui ce ne ho due, sempre di color caramel, li adoro, cioè non avrei mai pensato, se un giorno qualcuno mi avesse detto, dici guarda che un giorno ti piacerà un gloss, ma anche tanto, e che costa tipo sui 20 euro, diciamo, i gloss, ma se non li uso mai, però con le labbra secche, cioè, trovo che mi danno anche l'idratazione di cui le mie labbra hanno bisogno, cioè mi piacciono un sacco i miei rossetti matte, però se devo scegliere scelgo uno così un po' più burroso o un gloss con una bella pigmentazione come sono questi di color caramel. E qui c'è il 805 che è più rosso, ve l'ho fatto vedere, strafatto vedere più volte, e anche l'816 che è più borgogna. Non lo so, sceglierei uno dei due, comunque non vi so dire il colore. Poi, come matita labbra, io non ne uso tante, però uno preferito proprio che non posso farci a meno, non ne ho, però mi piace un sacco, posso mettere questa, se vale, la perfettina, perché veramente perfeziona il contorno labbra e lo delinea e sembra, spesso fa l'effetto appunto delle labbra un po' più carnose. E finita in tempo la memoria, comunque ho detto tutto, sicché da Bioprofumeria da Miki e la mosca che sta girovagando, che è ancora viva, vi mando, che è meglio, un bacio grande, ci vediamo alla prossima, ciao!